Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Finalmente sono qui per presentarvi le carte della terza spedizione a PSA del canale che mi avete spedito da mandare insieme alle mie. Quindi vi presenterò sia le vostre e alcuni me le hanno spedite veramente tanto tempo fa perché le prime carte mi sono arrivate addirittura a giugno, però dovevamo aspettare di raggiungere le 50 carte almeno per poter spedire. Adesso ne abbiamo più di 60. Quindi ragazzi direi che ora vi presento le vostre e in seguito le mie. Iniziamo con queste belle carte perché vi assicuro ci sono delle carte veramente incredibili, subito dopo la sigla. Eccoci qui ragazzi, bentornati. Vi presento prima le carte di Valerio che sono ben 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ragazzi. Veramente delle gran belle carte, ma passo subito a presentarvele. Allora, abbiamo qui, guardate, boom, un bellissimo Charizard Gold Star, veramente stupendo ragazzi. Adesso ve lo devo mettere, non in, ecco, così forse si vede meglio, e in giapponese, non so se è prima edizione, no, non dovrebbe essere prima edizione. Comunque ragazzi è una carta che vale veramente tantissimo e se riesce a prendere un voto molto alto arriva a valere veramente tanti tanti soldi, centinaia di euro. Abbiamo poi, si vede che è come al solito, perché molti lo sono, fan del più grande lucertolone del mondo Pokémon, che è Charizard, perché abbiamo qui un altro Charizard, questa volta un Mega Charizard, sempre in giapponese, dell'espansione, da noi uscita con evoluzioni, da loro in un'altra, comunque veramente molto bello, oltretutto sembra in condizioni perfette, quindi secondo me è un 10 quasi sicuro. Andiamo avanti con Ponzu Pikachu, travestito da Mega Charizard Y, scusate, e poi avremo ovviamente anche il Mega Charizard Y come è immancabile. Anch'io ho inviato a mio tempo queste due carte a PSA e avendole sbustate ho preso 10, sono veramente fiero di averle, quindi spero che anche Valerio riesca con queste due carte ad avere un bel 10. Andiamo avanti con un altro Charizard, che è questo Charizard che ormai conoscete perché ha fatto parte di tante mie spedizioni PSA. È questo Charizard promo full art uscito con l'artbook in Giappone, come vedete infatti in giapponese, molto bella come carta e spero che anche questa possa prendere un bel voto perché essendo una carta promozionale generalmente la si trova direttamente non nei pacchetti ma nell'artbook, che è molto da collezionisti, quindi dovrebbe essere in buone condizioni. Andiamo avanti con, ragazzi guardate qui che roba, 3, e dico 3, Gold Star, e sono le 3 Gold Star che si trovano nel pacchetto e Forze Segrete, se non sbaglio, dovrebbe essere questo il simbolo di Forze Segrete, guardate ve lo metto qua, questo qui, e si trovano appunto tutti e tre i cani leggendari che sono appunto questo Raikou, Entei, che vedete qui, e Suicune, che vedete qui. Sono veramente delle carte bellissime ragazzi, hanno oltretutto sono messe veramente molto molto bene, quindi spero che anche queste possano prendere un voto abbastanza alto. Oltretutto sono in inglese perché come sapete la PSA non grada carte che non siano in inglese o in giapponese, le italiane sono del set base, ve lo ripeto ogni tanto perché non fa mai male visto che qualcuno ogni tanto me lo chiede. Ok ragazzi, andiamo avanti perché abbiamo altre carte sempre di Valerio, che sono questo Groudon Gold Star in giapponese, bellissimo ragazzi, veramente stupendo, guardate, veramente fantastico. Le righette che vedete sono del top loader, non della carta, quindi non preoccupatevi. E poi abbiamo questo Mew X Play Promo, che vedete da questo simbolino qua, adesso ve lo metto a fuoco, si vede, vedete che qui c'è una P rossa che significa Play Promo, si trovava in una scatola speciale diciamo ed è abbastanza ricercata e dai collezionisti, quindi se prende un voto alto anche questa carta arriva a livelli molto alti. Poi abbiamo ragazzi uno Shining Tyranitar, che le Shining non mancano mai in una spedizione a PSA come si deve perché sono tra le carte ovviamente più ricercate, più belle e che conosciamo, e abbiamo qui questo Shining Tyranitar messo molto bene. Poi abbiamo Regirock Gold Star, anche questo comunque in inglese messo bene, quindi spero vivamente che prenda veramente un bel voto. E poi passiamo ai due Charizard appena usciti, uno full art e l'altro Hyper GX del set Burning Shadow, che è l'ultimo uscito da noi, ombre infuocate. Sono entrambi in giapponese e avendoli sbustati, credo, Valerio in persona, credo che possano andare per un bel 10. Bene Valerio, ti ringrazio perché mi hai spedito veramente un sacco di carte, tra cui tantissime carte belle. Passiamo agli altri perché c'è anche chi ha spedito meno carte, tra cui Mattia, che spedisce questo Tapu Koko GX, e Shiny in versione promo. Bellissimo ragazzi, anche questo è quello, se non ricordate male, quello che ho sbustato io, me l'ha voluto comprare e mandare a PSA, quindi avendolo sbustato io in persona spero possa prendere un 10 pieno.
Grazie Mattia. E andiamo avanti con Davide, anche lui mi ha inviato una sola carta, ma bellissima, questo Shining Night Owl in inglese, molto molto bello, guardate. Ha qualche imperfezione soprattutto sul retro, soprattutto qua in alto qualche edge wear, però se la PSA è clemente, un 9 o un 8 potrebbe comunque tranquillamente prenderli. Quindi spero vivamente che possa andare bene e per il nostro Davide. Passiamo a Giuseppe, il nostro caro Giuseppe, che ormai mi invia veramente tra carte, regali, eccetera, mi invia tantissime cose. Anche lui partecipa alla spedizione. E ragazzi, abbiamo qui ben 8 carte da Giuseppe. Allora, partiamo con l'Ikaroc GX di Guardian Rising in giapponese. Molto bella come carta, però diciamo abbastanza standard. Passiamo invece a Metagross Hyper GX, sempre in giapponese, sempre dallo stesso set, che è veramente molto bella. Essendo un Hyper, spero che prenda un bel 10, perché sarebbe una cosa veramente ottima. Andiamo poi con Tapu Lele GX, anche questa molto comune, ma è una delle carte più costose del set, anzi finora penso una, la carta più costosa di tutti i set di Sole e Luna, perché è molto giocata, quindi avere un 10 di questa carta comunque può valere comunque tanto tra i collezionisti, anche se è per i giocatori per lo più. Bellissima. Andiamo avanti con questo Latios X Full Art, anche questa è una carta di tutto rispetto, da fuori volanti, sì, e molto molto bella, quindi speriamo che anche questa possa prendere un 10, penso l'abbia sbustata lui. Poi abbiamo, voglio tenere per ultima questa, abbiamo un Ancient Mew, quindi carta diciamo top da mandare in PSA, molto molto bello. Andiamo avanti con un Gyarados X fuori serie Full Art, ragazzi, veramente molto bello, una carta stupenda, non costa neanche tanto se volete prendervela, perché forse la trovate anche sui 14-15 euro, qualcosa in meno se scambiate o se trovate qualcuno che la deve dar via, ed è comunque una carta bellissima da mandare a PSA, perché guardate ragazzi, è fantastica come carta, veramente incredibile, a me piace un sacco l'artwork. Qui ragazzi abbiamo, attenzione, un Machamp prima edizione, sono tutti prima edizioni i Machamp del set base in realtà, ancora imbustato. Io ho aspettato fino all'ultimo, però te lo devo aprire Giuseppe, perché la PSA non apre, diciamo che questo se tu glielo mandi così lo conta come un prodotto e quindi ha tutto un diciamo un programma diverso per essere classificato e messo incapsulato. Quindi mi tocca aprirlo, come ho fatto anche con altre carte mie che avevo sealed che ho dovuto inviare a PSA. Ed ecco il nostro Machamp, bellissimo. Adesso lo metto in bustina protettiva per Giuseppe. Ecco qua. Eccolo qui, bellissimo. Quindi anche questo concorre per un 10, perché mi sembra... Purtroppo ha il bordo di qua leggermente più grande di quello da questa parte. E la PSA, quando si tratta di carte così vecchie, è molto molto pignola. Quindi non so se riuscirà a prendere un 10, però concorre per un 9, perché comunque mi sembra perfetto sul retro e sul davanti. Bellissima, la mettiamo qui tra le altre. L'ultima carta ragazzi è, attenzione attenzione, un Charizard Gold Star in inglese, ragazzi. Quindi abbiamo due Charizard Gold Star in questa spedizione, uno in giapponese, l'altro in inglese, che è questo qui. E quindi che dire ragazzi, già con questi due in mano abbiamo fatto 300 euro di valore, se va bene. Quindi sono molto emozionato di questa spedizione, perché se prendono dei bei voti superano veramente di tante centinaia di euro il loro valore. Ma passiamo al gentil sesso, perché questa è la prima ragazza che mi invia le sue carte da far gradare in PSA. In realtà due sono mie, me le ha comprate, le altre invece sono proprio sue. E quindi un bel applauso a Tatiana, che entra appunto a far parte del di chi manda le carte insieme a me. E ragazzi, abbiamo qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carte da Tatiana. E sono queste due carte che ha comprato da me, e sono Mimikyu GX e Pikachu GX, entrambi promozionali perché si trovavano solo nella confezione che vi ho aperto in un video di Ash vs Team Rocket. Poi abbiamo ragazzi delle carte che lei ha mandato per prova, diciamo, cioè mi ha scritto dicendo che avrebbe altre carte da mandare, ma prima vuole vedere qual è il grado di valutazione della PSA, quindi ha mandato diverse carte da vari set con diversi retri per vedere quanto possono prendere, in modo da poi vedere se inviarne delle altre. E queste carte sono una carta del set base, che è questo recupero, e vedrai che anche se è perfetta qualcosa trovano da dargli 9 o 8, perché sono molto molto pignoli su questo genere di carte. Poi abbiamo un Tropius raro da Ex Deoxys, quindi una rara normale, questa concorre per il 10 se è perfetta. Poi abbiamo questo Dark Hypno della serie Rocket, che comunque è una bellissima carta. Poi Bronzong inglese
Brick, molto bella comunque anche questa. E infine abbiamo Raticate Brick invece in giapponese, e molto carina anche questa. Questa, come vi ho detto, sono per lo più carte che lei voleva provare a mandare, poi più avanti magari ne vedremo delle altre. Passiamo poi a tre carte fantastiche che mi ha inviato Jacopo, e sono ben tre Charizard. Ragazzi, sono bellissime, perché adesso vi spiego che particolarità hanno. Questo intanto è Charizard del set base in spagnolo, perché come sapete le carte del set base le gradano di qualsiasi lingua. Quindi abbiamo qui un Charizard set base spagnolo, che non è facilissimo per niente da reperire, bellissimo. E poi abbiamo ben due Charizard in italiano, prima edizione del set base, ragazzi. Guardate, si vede dal bollino qui, come vedete, che sono prima edizione, quindi valgono molto di più rispetto a un Charizard del set base normale, che ormai si attesta sui 25-30 euro messo molto bene, mentre queste prime edizioni arrivano oltre i 100 euro adesso, perché sono veramente molto ricercate. Quindi se riescono a prendere un buon voto, che è tra il 7 e l'8 o magari anche di più, aumentano veramente tanto il loro valore. Bellissime, ti ringrazio Jacopo, perché sono carte fantastiche. Tutte le imperfezioni che vedete in controluce fanno parte del top loader, non della carta, quindi non preoccupatevi. Andiamo avanti con ben 8 carte che mi vengono da Daniele, e queste sono veramente fantastiche. Abbiamo qui un N Full Art, allenatore ritrovato in The Best of XY, il box che anch'io vi ho portato, dove si trovano tutte carte X e Full Art, molto bella. Poi abbiamo un altro, ormai come vi ho detto lo conoscete bene, Charizard promo dell'artbook, molto bella, molti la mandano a PSA proprio perché comunque è una carta di tutto rispetto e si trova solo nell'artbook, quindi fa qualche anno, potrebbe valere molto. Poi abbiamo ben due Shaymin X fuori serie, sempre da The Best of XY, artwork fantastico dello Shaymin di Roaring Skies, fuori volanti, molto molto bello. Poi abbiamo qui un Pikachu promo, questo ragazzi vale veramente tanto, perché vale da solo decine di euro, e la scatola sigillata ancora dove si trova, siccome era in edizione limitata, vale addirittura sul centinaio, sono di più di euro. Quindi ragazzi, spero veramente che prenda un bel voto, perché se ci riesce questa gli ritorna a Daniele veramente con un grande valore. Poi abbiamo qui un altro Charizard Hyper GX da set ombre infuocate, che non può mai mancare. Quando si trova si manda a PSA. Un altro Charizard, questa volta normale, sempre da ombre infuocate, in giapponese sempre. E infine abbiamo questi Veltal fuori serie di da The Best of XY, che anch'io volevo trovare, perché ragazzi guardate l'artwork, che è fantastico. Abbiamo qui i Veltal e Quaxernias, tutto col bordo oro, veramente bellissima come carta, tutta texturizzata. Purtroppo non l'ho trovata, quindi complimenti Daniele, perché se questa torna con un 10 è veramente una carta bellissima da mettere in camera, secondo me. Poi infine ragazzi abbiamo le carte di Gerardo, che mi ha inviato ben 15 carte da inviare a PSA, veramente tantissime, e sono tutte carte molto belle, perché abbiamo qui un Charizard del CP6, non è il set base ma la ristampa in giapponese, che comunque è una carta di tutto rispetto da mandare alla PSA. Ben due Shining ragazzi, perché abbiamo Shining Kabutops e Shining Gyarados, entrambi in inglese, messi abbastanza bene, quindi io confido in un 7 o un 8, magari anche di più, speriamo bene per Gerardo. E comunque sono tutte e due carte di tutto rispetto, comunque le conoscete, le Shining piacciono a tutti. Abbiamo poi un Charizard promo reverse, questa carta si trova in un portfolio giapponese dove c'erano tutte carte promo, tra cui anche Entei e Pichu reverse e altre carte se non sbaglio, molto molto bella. Poi abbiamo due livello X in giapponese, che sono questo Drapion e questo Alakazam, quindi carte diciamo molto carine da mandare, niente di eclatante, però comunque direi che se riescono a prendere un voto abbastanza alto possono arrivare tranquillamente sui 20, 25, 30 euro di valore. E infine ragazzi abbiamo l'intero set di carte Shining da Shining Legends, il set uscito da poco in giapponese. Tutte le carte sono giapponesi, da noi devono ancora uscire. E abbiamo qui, guardate, Genesect, Mew, Lugia, bellissimo Lugia, cioè veramente bellissimo questo artwork di Lugia. Poi abbiamo Arceus, anche questo veramente fantastico. Poi abbiamo Celebi. Attenzione a Volcanion, anche questo molto bello, mi piace. Ho-Ho promo, in Giappone si trova solo con questa scritta in versione promo. Poi abbiamo Rayquaza, bellissimo. E infine Giraci. Quindi ragazzi abbiamo tutto il set completo di Shining dal set Shining Legends. Speriamo veramente che prendano dei buoni voti, perché poi col passare del tempo potrebbero aumentare tanto di valore. Ora, qui le carte sono finite, quelle che voi mi avete mandato. Vi presento anche le mie. Sono 8 carte, se non sbaglio. 4, 5, 6, 7, 8, 9, come non detto, sono 10, no? Ne ho anch'io tante da inviare.
Partiamo con questa carta che ho trovato io, che è il Losigard forma perfetta 100% dal set The Best of XY, ovviamente full art e fuori serie, mentre da noi è uscito come promo, e mentre là è uscito appunto nel set, quindi sono orgoglioso di inviarlo, avendolo sbustato io spero in un 10. Poi abbiamo questo Mewtwo Rocket del set Gym Heroes, se non sbaglio, e è messo molto bene in giapponese, quindi spero anche questo che prenda dei voti alti. Andiamo avanti con Mewtwo X Full Art da evoluzioni in inglese, anche questo messo molto bene, quindi spero prenda dei buoni voti. Poi abbiamo ben due promo, che sono questi due Pikachu Poncho travestiti da Vulpix, uno di Alola e l'altro normale. Li ho sbustati io dal box promozionale venuto dal Giappone, quindi anche qui spero un 10, perché finora tutti i Poncho Pikachu sbustati da me che ho mandato a PSA hanno preso un 10, quindi spero bene anche per queste. Poi abbiamo anche le mie due carte di Pikachu GX e Mimikyu GX che ho sbustato io e invio a PSA, bellissime. E poi abbiamo, ragazzi, due carte dal set base, perché abbiamo queste due carte dal set base italiano che sono Ninetales e Hitmonchan, bellissime, anche queste mi sembra le ho sbustate io dal mazzo, quindi spero prendano dei buoni voti, perché avendole sbustate io confido nel fatto che possano prendere un 9 o magari anche un 10. Non ho mai preso un 10 con carte del set base, ma speriamo, questa magari potrebbe essere la prima volta. Infine, ragazzi, l'ultima carta è questo Rayquaza promozionale del Pokémon Center, e come vedete ha una foilatura molto strana e è molto molto bello, anche perché è shiny, quindi spero prenda un 10. Dopo non arriverà a cifre stratosferiche, però al massimo lo metto in camera perché mi piace veramente tanto l'artwork. E quindi niente, speriamo, ragazzi, che tutte queste carte, che sono tantissime come vedete, e a breve prenderanno il volo per la PSA, speriamo che prendano dei buoni voti, incrociate le dita anche per noi, e mi raccomando, se volete partecipare alla prossima spedizione, che si terrà fra 2-3 mesi molto probabilmente, non esitate a scrivermi, a commentare qui sotto, a scrivermi ancora meglio su Facebook. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti, ragazzi.